Salve amici della taverna e benvenuti nella primissima puntata di questo magico podcast videoludico in compagnia sempre di Dylan. Salve amici, salve. Salve, benvenuti, benvenuti alla taverna. Niente, speriamo vada di tutto bene, la prima volta si fa una cosa del genere, ci prendiamo la nostra oretta e vediamo che cosa riusciamo a tirar fuori. Una cosa che voglio dire... che non ho detto nel video annuncio del perché taverna, perché la taverna è un posto di ritrovo della gente come può essere un pub, quindi è il nostro ritrovo di videogiocatori che parlano di videogiochi appunto e di notizie, e comunque poi la taverna è ripresa anche in giochi come può essere The Witcher, c'è le taverne, insomma tutti questi giochi dove appunto ci stanno le taverne, e anche poi per ricollegarlo al canale Twitch di Dylan, che fa insieme al suo amico Samuele, però trovate tutto in descrizione, quindi canale Twitch, Instagram, il sito di Gamers Tavern. Tutto. Abbiamo un sito? Sì, non avete il sito, fate tutto su Instagram. No, abbiamo tutto su Instagram. Tutto per su adesso. Instagram, io ho capito che ottimo, vabbè, però, sito. Però, anche il sito però, che non c'è. Hai fatto forse un mini spoiler, perché molto probabilmente tra un bel po' potrebbe uscire anche il sito. Ma questo è un altro discorso che qui faremo in live qua su Gamers Tower. Vabbè. E quindi niente, poi il mio link credo che lascerò solo quello di Instagram e basta, c'è tutto clean, solo questi link metterò sotto. E niente, quindi non è a caso taverna, ma c'è appunto il perché di ricollegare al canale Twitch di Dylan. Comunque niente, come dal titolo, siamo entrati in Next Gen dal 10 di novembre. Finally la Next Gen. Proprio completamente, perché alla fine abbiamo iniziato a vedere la luce della Next Gen con le serie 2000 di Nvidia, sostanzialmente. Sì. Quindi quanto? Due anni fa... Ah no, tu parli già, è vero, sì, è vero, sì. Con le serie 2000 ancora, già con la RTX era già lì. Due annetti fa, mi sa, perché con la RTX c'è stata un'evoluzione incredibile. Assolutamente, veramente sì. Incredibile, che le console se la potevano sognare, se la potevano permettere soltanto con l'avvento della Next Gen, sì. Cosa sì. Che adesso... hanno integrato. Quindi adesso, sì, adesso ufficialmente a 360 gradi, proprio perché c'è anche le console, non là, ma le console, però... Esatto. Si parlerà poi di PlayStation 5 la prossima settimana. Anzi, no, questa settimana è martedì per quelli che ci guardano. Perché martedì 10 è uscita l'Xbox. Poi adesso il 19 in Europa invece esce la PlayStation 5, esatto. Che è 19, ora ci do un occhio, è esattamente giovedì, tra due giovedì giorni, 19. Per chi guarda questo video tra due giorni, è vero, eh no, sono, io non so te, però ho degli ottimi presupposti per la Next Gen, a livello di console, io, ma sicuramente, poi... Come si parlò nella live di venerdì sera, che si stava parlando sostanzialmente che Xbox ormai punta sui contenuti. Sì. E anche quello sostanzialmente lo si può parlare di Next Gen, secondo me, ma dal lato appunto di servizi e non di console in sé, come c'è stato tipo la nuova generazione con Netflix di TV. C'è anche la nuova generazione adesso proprio anche in servizio, è un cambio di mercato videoludico proprio. Cioè hai fatto un bel esempio, perché hai parlato di Netflix, e da qualche anno a questa parte ormai la gente, non so se ci hai fatto caso, o amici anche voi che ci sentite ci avete fatto caso, si sta sempre più abituando sui servizi. Sì. Quindi Netflix, Spotify, Amazon Prime, eccetera eccetera eccetera. Quindi avere un servizio in più è diventata la normalità, adesso è un po' la prassi. Quindi Microsoft ci ha visto lungo, lungo. Sì, ma è alla grande, infatti io sicuramente penso che quando si riuscirà a trovare le comprerò un Xbox, proprio per il servizio, perché come ti ho mandato anche a te la foto, c'è quello. L'Ultimate, che è
pieno di tipo di roba per 13 euro al mese. Ah, cioè, ce l'hai su Xbox, quindi cioè ce l'hai su console e su PC. Su PC. La stessa cosa, quindi poi c'hai il Gold, c'hai il pass anche dell'Electronic Arts, quindi ci sono alcuni giochi che puoi giocare appunto dell'IA che te non potresti giocare senza... appunto l'ultimate, puoi giocarlo solo con quello e con gli altri normali no, e poi quello normale o che sia solo ed esclusivamente per console o solo esclusivamente per PC sono 10 euro, quindi per te in più c'hai il mondo. No, per chi magari ha soltanto una delle due, perché magari non gli interessa avere, no, esatto, che ne so, l'Xbox, con 10 euro Brin, ti porti a casa un parco titoli non da poco, tra l'altro anche perché Microsoft mette anche i giochi appena usciti. Esatto. Quindi tanta roba, il Game Pass è tanta roba. E l'Xbox invece, allora, io personalmente l'uscita dell'Xbox, poi non so lei, signor Cooper, ma io personalmente l'ho seguita non tantissimo, perché io sono sempre stato più per Sony. Cioè, diciamo che le esclusive della PlayStation mi sono sempre piaciute di più. Sì, stessa cosa. Però mi sembra che stia andando abbastanza bene, comunque. Anche se Microsoft l'ha sempre detto fin dagli inizi, dicendo noi non puntiamo alla console, puntiamo ai servizi. Però mi sembra che stia andando bene. Ora, non è... passata, quando vedrete questo video sarà appena passata una settimana dall'uscita dell'Xbox. Sì, praticamente 7 giorni pari pari. Esatto, proprio 7 giorni precisi, sì. clean. Però io allora, io non l'ho seguita sinceramente tanto, proprio l'uscita, cioè manco mi ero accorto che era il 10 appunto. Però... No! Ma sì, ma si è andata bene. Microsoft ha detto che è stato il miglior lancio per una console Microsoft. È vero. Miglior lancio per una console Microsoft. Non l'avrei mai detto, perché comunque Xbox 360 ai tempi spaccava, comunque. Sì, davvero. E, cioè, adesso loro sono un po' in una situazione schede video, perché anche loro adesso non c'è più niente, non trovi più nulla. No, nulla. Io e spero appunto che il 19... io e mio fratello riusciamo ad ordinarla in tempo. Buona fortuna. Buona fortuna. Io ho dei dubbi. Allora, mi sono un po' informato perché vorrei prenderla anche io prima possibile. Mm-hmm. Non è tanto impossibile. Se non è il 19, comunque nei giorni vicini, non è tanto impossibile. Però allo stesso tempo non è una cosa che tipo le trovi sempre. Devi stare sempre lì e se sei sicuro che vuoi comprare, appena vedi l'offerta, boom, cacci nel cataloghi. Ma infatti pensiamo, cioè, subito già i soldi e a mezzanotte vedere se vengono già messe. Così, tu. F5, F5. Esatto, vai. Tanto dall'altra parte ci sarà sempre qualcuno che avrà fatto un bot per ordinare in automatico la PlayStation 5. Penso di sì, come è successo con Nvidia. Madonna. Che poi sta succedendo la stessa cosa con AMD. Cioè, è vero, cioè non sono introvabili anche i nuovi processori. Ma non lo so, sarà il lockdown che la gente adesso inizia a stare a casa e dice vabbè, qualcosa devo pur fare, quindi compra Play, compra scheda video, compra processore. Ma però probabilmente... poi i soldi non ci sono, non capisco, scusa. Probabilmente per ciò che offrono al solito prezzo che è sempre stato. Probabilmente per quello la gente dice vabbè, cazzo, io ho speso 400 euro per la mia 4. Spendo ora in base alla mia connessione, o spendo i soliti soldi e mi prendo quella senza disco ottico, parlando di Play, o spendo 100 euro in più e c'ho anche il disco ottico per DVD, voglio vedere qualcosa in Blu-ray, eccetera, o per qualcuno che c'ha una connessione di merda come la mia, alla fine c'hai, cioè, un super salto stratosferico. No, quindi, c'hai un salto di qualità. Quindi anche secondo me, anche proprio per questo fatto che siamo arrivati nella nuova generazione, la gente gli sale un po' più la scimmietta, gli è salita. Sì. No, ma ci sta. E a proposito di nuova generazione, io vorrei iniziare a parlare di Play 5 con una cosa, con una cosina. Ne parlavamo giusto sabato sera in live, anche con il buon Samu, che la next gen
Già stiamo rivalutando, dirò un attimo degli aspetti tecnici, ok? Adesso sulla Play 5 c'è la RTX, quindi grafica tutta pompata, si va a 60 frame, ok, va bene. Ma è proprio il pad. A me il DualSense mi sa di next gen, perché ti dà comunque un feedback analogico, ti dà un feedback fisico. Sì, e... cioè ti sembra proprio di essere quasi fisicamente lì, cioè te riesci a di essere ancora più dentro al gioco perché riesci a vivere, tra virgolette, quello che vive il personaggio all'interno. E sta cosa è geniale, secondo me è veramente geniale. Io infatti non vedo l'ora di avere la Play 5 per il pad. Io sono curioso. Cioè... a 360 gradi proprio la Play 5 di next gen, perché anche il controller, anche quello lo è rispetto a quello di Xbox, vero. Che è normale, ci cioè hanno messo solo, guarda, ce l'ho anche qui sostanzialmente, ecco, hanno aggiunto solo aspetta che lo sposto, solo questo tastino qua, sì, hanno un po' cambiato questi che sono molto più piccoli, ma decisamente più piccoli e meno ricurvi, e i tasti quelli sotto più grossi, e poi sono tutta più gommata e molto più ruvida, e poi anche quello delle freccette qui è tipo un po' bombato in dentro. Apro e chiudo una parentesi a proposito di freccette del controllo Xbox. Io ho sempre avuto dei problemi, sarò scemo io, però mi sa che è proprio a detta di tutti, con il vecchio controller dell'Xbox 360, sì, e qui le frecce direzionali erano fatte col culo. Ma e se ne va. Niente. Penso sia... ecco qua. Questo guarda, è c'ho anche della 360, qua, giusto? Questo? Questo è della 360. Sì, è questo qui. C'erano ste frecce fatte un po' col ma culo. Ma poi vedi quanto è rialzato. Xbox One. Che c'ho anche quello, ma ce l'ho di là. Che... no, scusate, ho dato un colpo al microfono, amici. Che, cioè, qui... questo ora... mannaggia la luce che non c'è. Aspetta, mannaggia la luce. Se riesco a fare... oh mio Dio, forse anche troppo. Allora... tipo un uomo illuminato qui, da entità. Questo qui è stramega rialzato rispetto a questo, cioè... sì, lo vedo. È stramega rialzato, mentre lì no. Cioè, e poi... sembra anche più piccolo, l'incirca... no, più stretto, sembra... tipo questo è meno all'infuori, è più all'indentro, il grip. Ok. Ed è un pochettino più lungo. No, ma so che poi comunque abbiamo fatto un enorme salto di qualità col controller dell'Xbox One. Sì, vabbè, rispetto a quello di prima, sì. Anche esatto. Anche perché tutti si lamentavano di queste blindi frecce che ogni volta che dovevi fare, che ne so, il movimento in diagonale ti beccava una o l'altra. Ah sì, cioè... sì, è vero, anche quello. Questa sì, no, la senti un po' di più proprio perché è un po' concavo, allora riesce, quando schiacci uno non vai a schiacciare quello che hai a sinistra perché è in basso. Ok. Quindi stai tutto sulla destra che è più rialzato. E non vai a schiacciare niente, devi proprio stare all'estremo della freccia e lo prendi solo quella. Ci sta. E niente, quindi questo era per il discorso pad, che ribadisco, a me cioè, mi incuriosisce un botto il DualSense, ma veramente tanto, cioè, sì. Next gen, oltre a RTX, tutto, penso DualSense. Decisamente. Come si chiama quel giochino che mettono subito nella Play 5? Tipo il Playroom. Sulla sì. Play 4 è stato il Playroom. Ora non so, guarda, non mi ricordo come subito, si chiama. Esatto, te lo dico subito. Però sostanzialmente quel giochino lì che è per provare, è fatto apposta per testare. Esatto, Astro Playroom si chiama, Astro Playroom. E cioè, che guardando anche i video di Player Inside, proprio vai nell'acqua, senti che sei nell'acqua, vai nella sabbia, c'è cioè ogni tipo di terreno, senti la differenza. Cioè, immaginati proprio di giocare a un gioco dove lo sfrutta al 100% come su Astro Playroom, e cioè, boh, cioè ti migliora tutto, un po' come può essere il VR, cioè proprio full immersion, anche le mani. È un po' quella la mia paura adesso, che ora mi ci ha fatto un attimo pensare. Devi saperlo sfruttare. Quindi adesso qua il compito, la palla diciamo è passata agli sviluppatori. E gli sviluppatori si dividono in questo caso delle console in due categorie: quelli che fanno esclusive PlayStation e quelli che fanno i giochi multipiattaforma. Ora, magari da chi fa le esclusive Sony
mi aspetto che gli dia un pochettino più importanza di, sì, diciamo, sfruttare appieno un DualSense, anche perché se è fatto bene sarebbe una cagata a non sfruttarlo appieno. Infatti. Anche perché la Play 4 posso capire che il DualShock non sia stato sfruttato appieno, perché aveva alla fine il touch, la lucina e l'autoparlante sul pad. Nulla di che, nulla di più. Carino, carino, ma nulla di più. Questo qua, per quello che offre, per il feedback che offre, immagino che venga sfruttato appieno. Ma invece per tutti i giochi multipiattaforma? Cioè, gli sviluppatori che si occuperanno poi di fare delle modifiche. Ok, metti caso che esce un Battlefield, ok, con multiplatform. Esce su PC, esce su Xbox e esce su PlayStation. Va benissimo, ok. Ma chi si occupa dell'ottimizzazione sulla console Sony, secondo te, penserà anche a accorpare al gioco, a inserire gli elementi caratteristici del DualSense per dargli un feedback, per sfruttarlo almeno? Beh, secondo me bisogna vedere quanto è complesso e quanto può rompere le palle anche a sistema di codice, o se è un... non so cosa potrebbe essere. Quindi dipende un po' dalla complessità dell'inserimento della features. Magari non è così difficile e riescono a farlo, magari non riesce proprio a supportare il gioco che hanno creato, non lo riesce a supportare. Però probabilmente per il nuovo Battlefield magari ci lavorano, per tutti i giochi nuovi che usciranno, che saranno pensati anche su Play, poi anche lì sicuramente sarà una scelta di chi ci lavora, cioè dice vabbè, voglio dargli al 100%, magari non al 100%, tipo non so se su tutti gli sparatutto o solo su COD, se c'è sul Black Ops, che quando te spari fa resistenza comunque anche il grilletto sostanzialmente, e proprio trema, proprio se te spari a raffica fa anche il grilletto, anche l'R2. Quindi o metti solo quello, però non so, anche su un gioco del genere, tipo il feeling che hai proprio sulle mani, sull'impugnatura, come c'è su Astro Play per la differenza di terreno che hai sotto ai piedi, se anche su un gioco del genere, un FPS, possa servire. Sì, anche questo è vero, bisogna un attimo analizzare poi gioco e gioco. Sicuramente se uno riesce a sfruttarlo, anche non al 100% come dicevi te, magari un FPS può essere semplicemente, come hai fatto l'esempio, tu premi R2, cioè il grilletto per sparare, e magari fa un po' di resistenza, o comunque anche a seconda dell'arma che stai usando. Ma anche se fosse solo per quello, tu comunque stai, diciamo, abituando il giocatore ad avere queste sensazioni nei giochi. Se invece tu non lo sfrutti proprio, diventa più una cosa lasciata a se stessa, lasciata lì. Cioè c'è in qualche gioco, e in quei giochi che c'è è figa, però è fine a se stessa, perché comunque a parte in quei 2-3 giochi magari non te la ritrovi. Un po' come l'RTX, sostanzialmente. Un po' come l'RTX, esatto. C'è una scheda che lo supporta, ma 3 giochi ce l'hanno. E 2 ce l'hanno che lo sfruttano bene. Sì, praticamente. Quindi... sì. O magari quello che ce l'ha non lo sfrutta bene, per dire. Esatto. Ma al di là del pad, la cosa che un po' mi preoccupa, che mi ha sempre preoccupato ai tempi della Play 4, è la questione spazio. Sì. La questione hard disk. Io non so se... Lei anche ha una Play 4, signor Cippo, se non sbaglio. Lei sa le menate. Quando devi installare un gioco. Non adesso, perché ci gioco pochissimo, cioè ho credo nemmeno 10 giochi, credo. Ok. E, però quando avevo la 3 che ero strapieno, sì. Comunque anche sul PC sostanzialmente, perché mio fratello mi ha dato un suo vecchissimo SSD, quelli PCI, che si attaccano appunto da dove c'è l'entrata della scheda video sostanzialmente, perché sennò sarei comprato un altro, quindi la menata è... Ma al di là dello spazio è la velocità di installazione, cioè allora io per esempio a Play 4 non ci gioco parecchio, e il problema è sempre stato che tu sei lì, hai finito il tuo spazio interno, ok? È già finito, quindi ti sei attaccato
con il cavetto un hard disk esterno, magari da un terabyte, ok? Situazione è questa, torni a casa, dall'università, dal lavoro e tutto, ti vuoi fare una partitina, inserisci il disco e c'hai tot giga di installazione, perché ormai è diventata la prassi, ormai se un gioco non pesa minimo 60 giga, è vero. Dai 50 in poi è un gioco, se già 49 è difficile chiamare poi, gioco. Poi ci sono i giochi speciali, tipo COD, tipo Warzone, che ha un hard disk dedicato. Oh, però... salto di anche qui sono arrivati loro alla next gen, perché ti hanno messo la possibilità su Blizzard di cancellare le cose che non ti interessano. Non voglio la campagna, l'ho finita, la disinstallo. Non voglio la coop, la disinstallo. Vero. Questa è una cosa bella, perché si sono resi conto il nostro gioco pesa un hard disk. Allora diamo questa possibilità, ed è una cosa interessante, soprattutto per un gioco che punta anche molto a multiplayer, sì. Quindi ci sta. Cosa? C'era World War 2? Quello lo potevi giocare solo se avevi la campagna installata. Se te ti installavi solo i multiplayer, perché prima facevano che li avevi separati, e quindi te scaricavi multiplayer, 90 giga, ci giocavi... Lo facevi partire, hai bisogno della campagna, vai a scaricare la campagna, altri 90 giga. Altri 90 giga, lì... vero. Allora qui comunque hanno già fatto anche un salto, quindi meno male hanno fatto sta cosa, hanno salvato un po' lo spazio. Questa è stata una bella idea. E invece no, la situazione era, tu hai finito completamente lo spazio dell'hard disk interno della Play, che ha tipo, non mi sembra cos'è, che aveva 500 giga forse, che... per i giochi di adesso 500 giga equivalgono a installare letteralmente tre giochi grossi, magari ti parlo di un COD, di un Red Dead Redemption o di un GTA, cioè vabbè, un massimo di 4-5 via, non dai, si sì, superano, perché se fosse 100, tipo Red Dead è quasi 100 giga, GTA è 100 giga. Comunque... sì, no, è vero, sì, non so perché ho preso COD che è più di 100 giga. Quindi... infatti è 200, tutto installato 260. E la situazione è che... la situazione è che lui dice, ok, con hard disk interno tu sei pieno, vedo che hai attaccato un hard disk esterno da un terabyte e c'hai liberi, che ne so, altri 500 giga, allora te lo scarico lì. Fin qua tutto ok. Il problema è che lui deve fare la copia. Dopo che lo scarichi, lui si mette a fare la copia. E la copia dura ore. Ore. Questo vuol dire che le situazioni sono anche... a me è capitato una volta, non potrò mai dimenticarmelo, volevamo portare Monster Hunter World in live. E intanto faccio un po' di pubblicità. sotto in descrizione. Bravi ragazzi. Volevamo portarlo in live. Aveva 100 o 90, non mi ricordo, megabyte di update. Sai, i classici aggiornamenti così molto quanto veloci. Aveva? 100 mega. Ah, 100 mega. Easy. Okay. 190. Non so perché avevo capito 190 giga ed ero come fossi. No, briga, è un altro gioco. Meno male avevo capito male. E aveva questa dimensione di update. Aggiornamento, easy. 10 secondi neanche. Un'ora e mezza di copia, perché il gioco ce l'avevo installato sull'hard disk esterno e non su quello interno, e quindi mi doveva fare la copia. Madonna. Questo e succede così, anche su alcuni giochi di Steam, mi succede. Sì. Ora, posso dirlo di Dead Matter. Sì. Dead Matter lo fa un botto. Questo si può dire, vero, tanto non si sta parlando di com'è il gioco. Questo lo fa ed è lunga. Ma non me lo fa solo a quello, c'è anche Will to Live Online. Anche quello per 50 mega ci metto un attimo a scaricarlo e poi ci sono 20 minuti. Anche Arkham. Perché sembra che te lo ricontrolli tutto, cioè, e quindi ti ricontrolla tutti 50 giga, cioè fa... devi ripulire per vedere se non ci sono errori, non lo so, però... non lo so. E comunque sta cosa sulla Play a me ha sempre dato fastidio, perché le console... secondo me hanno quel gradino in più sotto molti aspetti. Ah, sotto molti aspetti, attenzione. Io sono un PC gamer / PlayStation gamer, un po' tutte e due. Però il bello delle console è che le ho sempre viste come immediatezza nel gioco. Sì, è vero.
se tu mi togli l'immediatezza, sostanzialmente la Play è un plug and play, cioè le console sono, devono essere un plug and play, come... sì, esatto, inserisci il disco e avvii e vai. Cioè, invece no, e io spero nella 5 che questo sistema si possa risolvere. Il problema è che la Play 5 non ha più un hard disk interno, ma un SSD interno. Da, cos'era, 800 giga? Mi pare 825 giga, che escluso... poi diventano sui 600... Perché, esatto, perché giustamente c'è il sistema operativo. Sì. Quindi ha 600, fai conto, 600 giga, ok? Sì. Nell'SSD, che l'SSD è ottimo perché è veloce nel leggere, nel scrivere, tutto quanto, molto figo, molto bello. Il problema è uno, intanto sono sempre 600 giga. E che per i giochi di adesso, se prima abbiamo detto 500 con 4-5 giochi, qua ti posso dire 600 con 6-7 giochi. Esatto. Quindi siamo lì. Quindi ti ritrovi costretto a... prima o poi, nel corso della tua vita con PlayStation 5, sicuramente dovrai prenderti un hard disk esterno. Ora. Il problema è che PlayStation 5 non consente di trasferire i tuoi giochi su un hard disk esterno. Quindi, e questo è un grosso problema. Quindi li disinstalli, allora, e va fa culo. No, allora, la situazione è questa. Sony ha detto che in futuro... abiliterà questa funzione tramite aggiornamenti di sistema, quindi potrai trasferire i giochi nel hard disk esterno. Il problema è che sono soltanto da lettura, cioè tu li trasferisci ma li puoi soltanto leggere. Poi non so esattamente come funzioni il sistema, questo qua di PlayStation 5, ma dovrai sempre sfruttare l'SSD, perché la Play 5 è stata sviluppata proprio puntando all'utilizzo dell'SSD. Esatto, quindi tu i tuoi giochi te li metti un domani, che lo renderanno disponibile, te li metti sul tuo disco esterno, però poi dovrai sempre sfruttare l'SSD per giocarli. Voglio vedere al lato pratico com'è la cosa. Ho un po' paura, no, non ti nascondo, però che comunque c'ha la Play 5 c'ha un suo slot per un SSD aggiuntivo interno, un NVMe. Quello da PC, quello piccino. Ok, però, sì. Per adesso non sarà supportato mettercelo. Vero. E non si sa appunto se la Sony farà una sua versione, perché se devi andare ad utilizzare un tuo SSD come quello che hai nel computer, quelli piccini NVMe, deve rispecchiare dei parametri che ha la Play, in modo da continuare a sfruttare le sue funzioni al 100%, come può essere quella sottospecie di Quick Resume che ha anche l'Xbox, però la Play non è Quick Resume, però è una cosa simile, diciamo, giusto per intenderci. E quindi... se io stacco la mia dal computer, non la posso mettere sulla Play, perché a parte adesso non funziona, ma se funzionerà, magari non ha i requisiti e sminchia tutta la Play. Sì. Quindi anche qua c'è da aspettare. Però non c'è mai stata una cosa del genere, quindi adesso si può mettere, puoi comprarti un SSD da 4 tera e vai avanti tutta la vita. Vai. Fino alle due generazioni dopo li metti tutto. Esatto. Gli scaffali che hai lì sono anche dentro alla Play. tutto. No, esatto, bisogna vedere adesso. Allora, intanto è buono il fatto che l'opzione c'è, è soltanto da abilitare poi in futuro tramite update. Quindi già questa è una cosa ottima rispetto a non puoi farlo. Esatto. E quindi staremo a vedere. Staremo assolutamente a vedere. Ma sempre parlando di Play, invece, buon Gippo. Sto sminchiando tutto qui. Intanto Gippo distrugge, fa casini, danni. Eccomi qua. Ma quali esclusive? Perché tanto parliamo di esclusive Sony, perché anche lei è più per esclusive Sony. Non posso capire. Quali esclusive aggradano di più a lei? Per la Play?
Allora, sicuramente Demon Souls, ma credo sia Sì, un sì. po' tutto quello che adesso interessa alla gente. Tra l'altro, Demon Souls voglio aggiungere che è già eletto capolavoro. Sì, Lavoro. praticamente dai voti ha ricevuto il voto più basso è stato 8,4 e la media è 9,12. Quindi ormai già si parla di capolavoro e. Porca miseria, io non vedo l'ora, non vedo l'ora Davvero, di anche io non giocarlo. vedo l'ora. E poi sicuramente ci sarà anche God of War Ragnarok. Li ho giocati tutti, mi manca solo il 4. Ok. Che non l'ho giocato perché a me dà un po' fastidio, mi danno un po' fastidio agli occhi i televisori grossi e gli FPS bassi. Mi ci Ok. vuole tanto a me abituare, ormai sono sempre abituato al computer e quindi mi fanno Guarda male gli che occhi. stai parlando comunque giustamente dell'ultimo God of War che è uscito Sì, su sì, Play sì. 4. Lo Sì, sì, consiglio sì. perché è un capolavoro. Lo so, l'ho visto un po' che lo giocava mio fratello, lo so, sì. Ora, quando avrò giocato tutto il resto, tanto credo di avere tempo, poi me lo giocherò e così poi ci sarà anche Ragnarok che lì si parla di Kratos versus Thor, mi sembra. Esatto, allora, sono teorie. Noi avevamo fatto, se non sbaglio, un post qualche giorno Sì. fa, qualche settimana fa, che parlavamo infatti di qualche speculazione su quella che poi sarà la storia di God of War Ragnarok. E si parlavano di teorie, perché ovviamente se hai letto questo, non c'è bisogno che io te lo dica, Thor non lo affronti in quel God of War, però mi sembra abbastanza ovvio se a sto punto. Quindi potrebbe essere che, tranquillamente, che in Ragnarok tu potresti affrontare Thor e Odino e Che altri. poi non Non so se te salire sai che male. cos'è il Ragnarok. Allora, io. Sostanzialmente Vai, spiega, spiega. è la fine del mondo, tra virgolette, Sì. perché arriva questa bestia di distruzione che alla fine ti distrugge tutto quello che trova. Quindi alla fine il Ragnarok è distruzione. Sta bestia cos'è? Teoricamente sarebbe tipo un mega gigante di fuoco e lava che brucia tutto quello che trova. Figo, no, no, io sono molto ignorante su. Per Ora, quanto comunque fascini l'ambientazione io nordica. non so se è ufficialmente questo, da quello che so, quando si parla di Ragnarok si parla della fine di Della tutto, fine, sì. della fine, e poi non so se quello che ho detto io, proprio come arriva alla fine con questo mostro, eccetera, sia proprio questa cosa qui, però Diciamo sostanzialmente è che da God questo. of War uno solo aspetta un mostro così Esatto, grande. sì, e boia. Quindi, cioè, Assolutamente. quindi potrebbe essere. Cosa interessante invece, che ne parlavamo anche nel post che avevamo fatto, Sì. nel trailer di God of War Ragnarok ci sono tutte queste rune, Sì. ok? Con dei simboli. Ovviamente ci sono le classiche persone Sì, che si sono fanboy lì, tutte presi, lì. esatto, i fanboy le hanno tradotte ed è uscita fuori la parola Ragnarok. Ragnarok, sì. Così, questo un Quindi fun sì, fact, un fun fact, sì. un po' così. No, io spero veramente che possa riprendere, diciamo, la maturità che ha raggiunto Kratos nell'ultimo God of War. Perché ora te non l'hai giocato, però te ne rendi conto dai primi 30 minuti di Vabbè, a gioco. parte c'hai figlio, giusto? Esatto. E quindi vabbè. Ma Kratos è cambiato da così a così completamente. Se uno si dovesse ripigliare, che ne so, God of War 3 o qualsiasi altro God of War, lo mette a confronto col Kratos dell'ultimo God of War, è una persona completamente diversa e ci sta. La sua evoluzione è ben costruita, ben strutturata, quindi ci sta. Spero, ecco, che continui comunque su questa lunghezza d'onda qua. O perlomeno che se dovesse ritornare a uccidere tutti gli dèi, come fa al solito, spero, ma ormai è sottinteso perché hanno fatto un lavorone, quindi lo do per scontato, che mi sia spiegato a livello di background del personaggio. Quindi no, ho molte aspettative per Ragnarok, perché l'ultimo God of War l'ho amato, mi è piaciuto un sacco. Ma io non l'ho giocato, però guardando mio fratello che quando ogni tanto lo guardavo che ci giocava, non si può dire che è merda, quindi.
Ah, beh, no, no. Quindi no. sicuramente mi aspetto una bomba. Spero anche nell'RTX, che sì. Io l'ho provato su Legion e, come dico sempre, il gioco, parlando sempre di Legion, senza RTX è vuoto. Cioè, se te, sì. Ad esempio, ti ho mandato la foto quella di Piccadilly. Ok. E quella è con RTX, si vede, appunto, stava anche piovendo, quindi è proprio perfetto il momento di quando piove per vedere l'RTX, sì. E c'erano tutti i riflessi sull'acqua, eccetera. Se io l'avessi disattivato, era grigio per terra e basta, con qualche okay. riflessino, i giusti che mettono perché è bagnato, e c'è il riflessino della luce e basta. Però era piatto, l'ho provato in tante situazioni, e quindi... È proprio spoglio. Cioè, sì, quindi i giochi, tipo, penso anche a Sea of Thieves... Cazzo quanto sarebbe sì. figo con l'RTX, ma ragazzi. Tutti i giochi sarebbero una figata con l'RTX, quindi mi aspetto anche almeno il 60-70% fino ad arrivare poi al 100% di giochi della Play o anche Xbox comunque di questa generazione di console siano full RTX. Sì. Perché no, ma l'RTX deve essere la prassi. Sì. Deve essere la prassi. Decisamente. Perché... È un'evoluzione tecnologica nell'ambito, in questo caso, del gaming. Poi, se non mi sbaglio, l'RTX lo utilizzano anche per i film, viene utilizzato. Mi sembra di sì, sono poco informato a riguardo, però mi sembra di sì, anche perché quando si tratta di CGI, comunque, esatto, alla fine... quando fai del compositing, queste cose del genere, devi cercare che sempre di meshare al meglio il tuo modello, la tua animazione, il tuo modello 3D con quella che è la scena, quindi fai del composite. Esatto. E ovviamente per farlo ti servono dei riflessi realistici. Quindi okay. credo di sì, ma non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Però dopo scontato che è sì. una cosa del genere, ecco. Comunque, parlando anche di esclusive... C'è anche sì. Poi Starfield e The Elder Scrolls 6. Che Starfield, quanto tempo fa lo si vide? Quel... Quando presentarono la Play 5, mi sembra. No, Starfield. Ancora prima. Ma penso, non so se 2018, forse mi pare già 2018. Sì, un vuoto. Era molto indietro. È sostanzialmente un gioco nello spazio, non si sa che cosa sarà, però una nuova IP... Di Bethesda, che non so se sono la loro nuova IP dopo più di 20 anni, non lo so, era proprio quindi tanta roba. Sì, i rumor dicono che potrebbe essere anche questo in terza persona come il loro solito. Sì. E poi io di Elder Scrolls non ho giocato nemmeno Skyrim, sostanzialmente ho giocato un po' Oblivion, però poi li ho lasciati lì, sinceramente non mi dicevano niente, quindi allora non ci mi fidete. No, basta, sangue, botte. E il bello è che, scusa se ti interrompo, no, vai tranquillo. Ci sarà anche nel pass dell'Xbox esatto. Dal day one. Questo non so se credo sia appunto proprio perché Microsoft ha comprato Bethesda e hanno voluto fare sta cosa, che è generata assurda secondo me, quindi sicuramente se poi esatto, se poi avrò comunque quando usciranno sicuramente avrò già la console e il pass e quindi me li giocherò sicuramente tutti e due. E tanta roba, cioè hai due giochi da 60 euro l'uno, poi non so se aumentano i prezzi come hanno fatto con Play, però cioè, comunque però, due giochi gratis del genere, due giochi sul pass. Esatto, cioè, anche perché dietro stiamo parlando di Bethesda. Esatto, come Legion era nel pass quello di Uplay sostanzialmente. Eh sì, anche quello, sì, sì. Quindi anche quella è tanta roba. Allora, io invece di Elder Scrolls ti dico, non sono un fan, mi piace la saga ma non sono un fan, io ho giocato, mi viene da dire Grimworld, non mi ricordo se si chiama così, oddio. Ma dici l'espansione? Ho giocato ad Elder Scrolls 3, poi ho giocato al 4 che era Oblivion, ho giocato al 5 Skyrim... E il 6 lo sto aspettando.
tanto. Cioè, mi piace The Elder Scrolls, però, come te, sono quei giochi che sono fighi, sono belli, ma per me sono talmente tanto aperti che io non cago più la storia principale e mi metto a fare l'idiota, a esplorare o fare queste secondarie. È quello che sto facendo io praticamente su Valhalla. Ed è ok, ed è lo stesso problema che ho con ogni dannato gioco che a mondo aperto dove puoi fare un sacco, ma un sacco di cose. Che poi da una parte può essere positivo e dall'altra negativo. Esatto, quindi, esatto. Cioè, se ci sono troppe cose poi... Esatto, troppo impegnativo. Poi dopo dici, cazzo, però io vorrei giocare anche a qualcos'altro, però voglio giocare, voglio finire... questo gioco, ma non riesce a finirlo perché dice ok, ora vi voglio mettere a fare la storia principale, ma poi finisce a fare comunque tutte le altre attività tranne la storia principale, perché alla poi fine il gioco è bello, ma poi diventa peso. Esatto, poi magari ti esce un gioco nuovo che magari stavi aspettando, che è molto veloce, cioè è lineare a livello di campagna, per esempio. Giochi quello e poi vanno dimenticato gli orari. Esatto, o almeno quando lo riprendi non hai più lo stesso interesse che avevi prima. Almeno questa per me è sempre stata la mia situazione con un po' i giochi Bethesda. Sì. Fallout in generale, per quanto comunque Fallout rispetto a uno Skyrim magari mi incollava di più, tra virgolette. Cioè, sono due ambientazioni, sia quella post-apocalittica sia quella fantasy, che mi piacciono entrambi in quel modo. E quindi niente, questo The Elder Scrolls 6 io sono curioso, saprò già che ci giocherò un mese, farò tutto tranne la quest principale, metterò i cesti in testa alle persone e gli rubo le cose nel negozio, poi esce un nuovo gioco, non lo cargo più, lo giocherò con le mod. Quindi questa sarà è la mia aspettativa poi per The Elder Scrolls 6, ma Però vabbè, io sicuramente Starfield lo giocherò, ma... Tutti prevarranno su Starfield perché nuova IP, guarda che cosa. È la nuova IP Bethesda, sono stracurioso, sono stracurioso. Mi incuriosisce un botto Starfield, speriamo bene Bethesda, occhio ai bug, perché ok, fai dei mondi fantastici, mondi aperti, un sacco di cose, però bisogna anche fare un po' quell'evoluzione a gradini, un gradino in più. Però secondo me devono lasciare che puoi comunque scalare una montagna in diagonale. Beh, quello per forza. Quello con serve, cavallo. Se vuoi raggiungerlo. Io sono quello stronzo che cerca sempre di tagliare per arrivare prima al punto, ma poi finisce sempre per incastrarsi nei punti e dover quindi tornare indietro e rifarsi tutto il giro, o comunque anche una missione talmente semplice, io che penso, no vabbè, così è troppo semplice, faccio in questo modo perché mi vogliono fregare, e invece mi incasino ancora di più e mi complico sempre la vita nei videogiochi. Ti capisco. E quindi sta cosa la devono tenere. Prova a farlo in Death Stranding, che si basa tutto su vai al punto. Esatto, quella è la mia fine. Che tra parentesi è il mio gioco stupendo. Comunque, sì. E quindi Starfield, boh, vediamo. La curiosità c'è, è alta, nuova IP Bethesda, novità per Bethesda, perché come hai detto anche te all'inizio è stata acquistata da Microsoft, anche se poi acquistata da Microsoft però già un Deathloop... Me lo mette esclusiva a Sony. Anche se va bene, scusate la ripetizione, però diciamo che non è il gioco che più attendo da Bethesda. Quindi è un po' tipo dai, diamo il contentino a Sony. Ma magari magari prima dell'acquisizione avevano già fatto il contratto. Magari sì, c'era un accordo, non lo so. Però Deathloop comunque secondo me è un gioco da provare, perché potrebbe rivelarsi divertente. Sì, c'è anche un altro gioco simile, non mi ricordo come si chiama, dove sostanzialmente te sei invisibile, vedi le azioni del giocatore, e devi fare tipo, non so, tipo un cattura la bandiera, eccetera, e quindi poi ti devi sparare in anticipo in base a dove stava andando il giocatore, e poi torna indietro insomma un casino. Quindi, è interessante però. Sì, ci sono. Poi ce n'era anche un altro ancora che non so bene le meccaniche, però comunque cose del genere dove c'è un loop già ci sono. Ora, a me sinceramente non mi interessa, mi guarderò qualche video, magari sarà una figata pazzesca, però sicuramente mi guarderò qualche video, ma è lì, sta lì per ora per me. Vediamo come sarà. Ma prima invece parlavamo di... E Demon Soul, sì. Quindi From Software, cosa ne pensi te di Elden Ring, questa nuova IP
IP di casa From Software pare migliorare. Sicuramente, come tutti quanti, sono stra mega curioso. Ok. E sostanzialmente cosa abbiamo visto? Questa che forgia robe? Si è visto? Sì. Sì. Quindi... Obiettivamente sì. Che poi chi è che ci ha giocato coso? Il nostro amico Spencer. Il grandissimo Spencer. Il nostro amico Spencer ci ha giocato. Ci ha giocato lui. E cosa dice? Dice che è tutta un'altra storia. Ha detto che è stupendo. L'ha provato e ha detto che è stupendo. Anzi, ma dice hanno rivoluzionato. Hanno rivoluzionato un sacco il gameplay. E la storia ha detto che è fantastica. Che tra parentesi, per chi non lo sapesse, la storia di Elden Ring è scritta da Miyazaki in collaborazione con George Martin. Se non sapete chi sia George Martin, è quello lì che ha scritto Il Trono di Spade, Game of Thrones, GOT, come volete fare. Capra. È capra. E sì. Sì, però non saprei ancora. Le aspettative sono altissime. Cioè, nel senso, voglio vederlo. Voglio vedere quel dannato gioco. Ma ancora non c'è nulla. Soltanto infatti, ho provato e ha detto: ok, wow, figata assurda. Hanno rivoluzionato un sacco di robe. Tanta, tanta roba. Complimenti From Software, complimenti Martin, complimenti Miyazaki. Però ancora noi, gente normale, non ha potuto vedere nulla. Esatto. Chissà cosa sarà, perché se mi dici che hanno rivoluzionato il gameplay, mi viene da pensare a una cosa diversa da Sekiro, diversa da dai esatto, Souls. Esatto. E però, che From Software ha mai fatto merda? No. Quindi... L'unica delusione l'ho avuta con Sekiro per quanto riguarda la trama. Ok. Sekiro io ho amato il gameplay, difficile, cattivo, molto cattivo, mi è piaciuto un sacco. La trama... paragonata ai Souls, paragonata a Bloodborne, non mi ha preso minimamente. E a proposito di Bloodborne, vorrei fare un appello a From Software, visto che Bloodborne non è scritto. Ci seguono poi, quindi... Sì, visto che ci seguono. Fate Bloodborne 2, dannazione, cazzo. Per PlayStation 5. Fate Bloodborne 2, è un capolavoro quel gioco, è un cacchio di capolavoro. Ma lo sai, io non l'ho mai finito. Anche quelli. No! Ma allora, come i Dark Souls, li ho giocati tutti quanti, non l'ho mai finito uno, ho giocato Bloodborne, non l'ho mai finito. E... Vabbè, ma il genere ci può stare. No, il fatto è che il genere mi piace, comunque anche giochi Souls-like li gioco, tipo Outward, è un gioco Souls-like, Ashen, non so se lo conosci, però anche quello è un Souls-like, comunque a me piacciono un sacco, c'è anche... Revenant, che quello era un Souls-like. Comunque li gioco, mi piacciono un botto. È che io sono uno di quelli che arriva a un boss, dopo 2 ore e mezzo letteralmente ancora quel boss, spenge tutto, si mette a giocare a qualcos'altro e poi lo lascia nel dimenticatoio. Sostanzialmente è sempre funzionato così. È quello il bello dei Souls e di Bloodborne o anche di Sekiro, stare delle ore a combattere il boss e la soddisfazione che ti dà quando lo batti è fantastica. Però ora, magari adesso mi è cambiata la situazione, non lo so, vedremo poi con Demon Souls. Vediamo, io dico ancora di più in Sekiro per il fatto che comunque nei Souls i boss hanno un moveset particolare, ok? Quindi nei Souls è abbastanza semplice capire come si muove un boss. Tu studi il tuo moveset e ti comporti in maniera adeguata. Sekiro no. Sekiro, c'hanno un moveset i boss, sì, ma tu non puoi fare il cacchio che vuoi. Non puoi. Cioè, tu devi saper contrattaccare. Infatti Sekiro non basta stare lì ore e ore a studiarti il moveset, devi saper giocare. Questa è una cosa molto bella, che per carità anche nei Souls e Bloodborne devi saper giocare, però battere un boss in quei giochi è secondo me è più semplice di farlo in Sekiro. Quindi per quello continuo a ribadire che il gameplay di Sekiro mi è piaciuto tanto. E continuo a ribadire a From Software che vorrei un Bloodborne 2 per PlayStation 5, per favore, come fan, come vostro fan dei titoli, fatelo. No, Elden Ring, quindi boh, speriamo. E visto si sta parlando di giochi nuovi, poi questo è l'anno di novità e rinvii. Cyberpunk? Che c'è Cyberpunk, che probabilmente lo rimanderanno, che nemmeno loro sono molto...
sicuri della data del 10 dicembre che hanno dato, anche se sarebbe un perfetto regalo di compleanno. Quindi c'è anche Far Cry 6. Messaggio subliminale a caso. Sì. Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine, anche quelli sono stati rimandati. E poi hanno fatto un post burlone, tipo sarà tipo né tra l'inizio aprile 2021 né tra marzo 2022, sostanzialmente per dire che l'hanno rinviato di un botto di tempo. Quindi sarà oltre 2022, minchia, hanno detto, sarà una cosa lunghissima. Speriamo gli faccia bene. A me di Rainbow Six non mi interessa. Di Far Cry li guardo sempre un po' da lontano adesso, perché dopo il 3 è stato l'apice, penso, come lo pensano praticamente tutti. Concordo. E poi il 4 non mi ha entusiasmato. Il qual era Origin? Qual era l'altro, quello uscito nella preistoria? Poi è uscito Far Cry Primal, tipo. Primal, no? Sì. Quello non mi è proprio interessato. Il 5 mi sono rotto le palle. New Dawn anche. Quello proprio... Dopo il 5. Sì. Far Cry 6 invece mi interessa un sacco, anche per il cast. Anche per il cast. Lo Spoilers Hermanos. Già. Lui che è dopo il 2022, Sì, perché mi pare diceva che non sarà tra aprile 2021 e marzo 2022 l'uscita. Quindi devo ricontrollare. Ah no, è vero, è vero. Sarà tra... Esatto, no, è vero. No, potrebbe essere tra aprile 2021 e marzo 2021. Ok, può uscire. Forse, quindi c'è una possibilità che possa uscire durante il 2021 o al massimo inizio 2022. Ah, il prossimo anno, ovvero tra il 2021 e il 2022, ok, quindi nell'arco temporale di un anno. Sì, sì, però c'è stato un rinvio grosso perché doveva uscire a inizio. Esatto, il 18 febbraio Far Cry, non so se anche Rainbow Six, quello non lo so. Ormai è un rinvio in più, un rinvio in meno, ci siamo abituati. Ormai è l'anno dei rinvii, quindi... Hanno rinviato tutto, hanno rinviato, Cyberpunk ancora, sì. Non si sa. No, Rainbow Six comunque manco io lo aspetto... Cioè, no, non sono appassionato, non mi interessa più di tanto. Far Cry 6 invece sì, Far Cry 6 sono molto molto curioso. Però anche quello io credo che o mi colpisce subito d'impatto come è stato con Valhalla, e infatti è stato comunque più ci gioco e più mi ci innamoro, perché hanno fatto proprio un gran centro con Valhalla. Non vedo l'ora di prenderlo e sulla cima. Quindi boh, o è amore a prima vista con il nuovo Far Cry, o me lo guarderò da lontano e vedrò se poi mi potrebbe interessare. Ma sai che potrebbe essere amore a prima vista per la trama? Perché dirò un attimo di lo Spoilers Hermanos. Ci sono delle teorie, delle speculazioni che dicono che il bambino che si vede nel trailer è Vas. È Vas. Potrebbe essere molto interessante, sì, la cosa. E spero che ci siano dei rinnovi di gameplay, perché il problema qual è stato di fondo? Far Cry 3 è stato top, ma c'è stata un'evoluzione nel gameplay tra il 2 e il 3. Il 4 e il 5 sono delle copie del 3, nulla in più e qualcosa in meno a livello di trama. E il 6 secondo me dovrebbero sfruttare, cavalcare l'onda di un cast della Madonna, fatto da una persona, però è un attore della Madonna, cavalcare quell'onda per evolvere un pochettino il gameplay e portare qualcosa di nuovo. Perché se tu mi riporti con quella storia, ma sempre il solito Far Cry, 99 su 100 siamo di nuovo punto da capo. Magari la storia può essere interessante, ma il gameplay è un po' scartabile. Esatto, alla fine te giochi un gioco perché vuoi giocare al gioco. Esatto, la storia è la cosa che c'è. Prometto. Esatto, però il gameplay ovviamente deve essere bello, soprattutto quello, perché ci devi giocare, quindi devi proprio, cioè, ti deve proprio piacere il feeling di tutto il gioco. Vero, vero. Quindi vero, speriamo sia bello. E questo è sostanzialmente è ciò che è successo questa settimana, come appunto abbiamo già detto, che sostanzialmente noi ci occupiamo di parlare e discutere un po' di quello che noi pensiamo delle cose
più importanti, quelle che secondo noi sono più importanti della settimana, della prossima, anzi di questa sostanzialmente, di quando ormai c'è il video, siamo già nella nuova settimana, sicuramente si parlerà di Play 5. Io spero che riuscirò a parlare delle mie esperienze, perché se riuscirò ad ordinarla e se ci riuscirò che mi arrivi prima della prossima registrazione, però... Più che altro vorremmo sapere poi un tuo feedback con il control, sì. E niente, io spero che comunque ci siano sempre novità interessanti, o se no alla fine prendiamo delle cose che ci interessano a noi e ne discutiamo. Tipo, esatto. Noi ora spiego un po' come si organizza, giusto? Se qualcuno vuole avere un'idea del perché viene fatto in un certo modo, noi ci sa il nostro documento dove scriviamo le cose importanti e poi ne discutiamo, cercando di rendere tutto quanto un po' più lineare possibile. E spero che ci siamo anche riusciti. Sicuramente ci sono anche i problemi che ci parliamo sopra, ci blocchiamo, cose eccetera. Sicuro. Prima o poi riusciremo poi ad avere più feeling nel riuscire a questa cosa. Fateci sapere com'è andata questa prima puntata del podcast. Però non è finita qui, perché voglio parlare di cose interessanti che mi sono segnato. Quindi probabilmente supereremo un pochettino l'ora, perché mancano tipo 4 minuti a fare la nostra ora. Sì? Un'ora è passata. Sì, davvero. Io dicevo, madonna, abbiamo... Avevamo 2, 4... Avevamo 6 punti. Io ho detto, vabbè, sono cose veloci. Invece, senza volerlo, abbiamo parlato di cose. Perché io nella mia testa pensavo, vabbè, si parla di Xbox. È uscita l'Xbox? Bene, passiamo a quello dopo. Invece no, si è parlato di Xbox, cose... Non sembrava un'ora. Sembrava... Ultime mezz'ora, però... Infatti ogni tanto controllavo e dicevo, aspetta, quanto è passato? Perché... quanto è passato? Vabbè, comunque, c'è una cosa interessante che è successa in Canada, che sì. La Sony ha fatto un pacco che costa $2,199 canadesi, che equivalgono a €1,400, dove all'interno c'è tutto il set da Play 5. C'è una televisione 4K 55 pollici con HDMI 2.1 per l'8K. C'è, vabbè, la PS5 con il lettore, c'è un controller in più, poi c'è la base di ricarica per i controller, il telecomando, le cuffie e Spider-Man. Scusa, quanto? Praticamente €1,400 nostri, io ho fatto un calcolo e sarebbero €1,490 se prendi tutto separato, c'è un risparmio di €90, però la televisione adesso scontata viene €700, invece verrebbe sui €1,000. Non scontata. Non è male. Però solo in Canada c'è sto pacco. Cioè, ora, visto che ho fatto la scena, io voglio andarmi a riprendere questa cosa per far vedere anche il pacchetto, se lo ritrovo. Eccolo qui. Ma cerco anch'io perché voglio vederlo. Com'è che si chiama? Si chiama... Vai su multiplayer, trovi la notizia. Guarda allora. Se vado, vediamo se mi dà quello giusto qui. No, mi dà quello sbagliato. Vediamo un po'. Questa cosa mi ha incuriosito un botto. Allora. È un'idea. Eccola qua. Chiudo tutto qui. Devo riaprire tutto. Eccolo qua il pacco. Eccolo qui. Praticamente non è questo male, pacco qua. Non è male questa cosa. È una figata. No, è geniale. E cioè, dovrebbero farlo anche qua in Italia, una roba del genere, ma gli italiani sono un po' strani, non le fanno queste cose in Italia. Ma da nessuna parte del mondo, in Canada sono stati smart. Quindi è figa questa cassettina. No, cioè, io l'avrei già subito comprata se non avevo tutta sta roba. Ma poi è un televisore tanta roba, quello lì. No, 4K, poi... Poi comunque c'è il 2.1... 55 pollici, cioè, non è 30 pollici di tanto, cioè. No, ci sta, anche perché oggigiorno, anche se il 4K c'è da qualche annetto, da poca roba, comunque costa ancora un po'. Quindi avere un kit del genere non è male. È no, male. Assolutamente. Cioè, se tu hai dei soldi e sei comunque uno che gioca solo su console, non te ne frega niente del PC, kit del genere è da prendere al volo. Sì. Anche perché €1,400 ti costa la scheda video,
per dire, se sei un PC gamer, qui c'hai... Beh, se ti prendi la 3090, sì. Beh, anche se ti prendi la mia 2080 Ti, vaffanculo. Vabbè, la 2080 Ti, infatti. Infatti poi la rimanderò ad Amazon se mai avrò le mani su una 3000. Comunque, poi non voglio dilungare troppo, se no superiamo, però c'è ancora... pochi secondi, quindi forse riesco anche a dire un po' tutte le cosine che mi sono segnato perché sono interessanti. Ad esempio, volevo parlare anche del fatto del 2K della PlayStation 5 che non supporta il nativo 2K, la Play 5, sì. Ma l'Xbox sì. Quindi cosa significa per non lo sa? Sostanzialmente, se te attacchi la console a uno schermo che sia 2K o 4K, la console ha l'uscita video direttamente in quella risoluzione, che magari è 1080p, l'uscita video è subito 1080p, cosa che non succede con Play. Praticamente la Play sì, non supporta il 2K nativo, quindi se io attacco la Play 5 al mio schermo 2K, l'uscita video non è in 2K ma in 4K. Però in questo caso cosa succede? È il mio schermo che deve supportare l'uscita video della Play in 4K, perché così praticamente io, cioè la Play manda l'impulso allo schermo e gli dice: te riesci a prendere il mio 4K? Sì. Ok, allora io ti faccio vedere l'immagine nello schermo perfettamente in 2K, ma con la risoluzione 4K. Se lo schermo non supporta il 4K, cosa fa? Ti manda l'input che vedi perfettamente in 2K, ma la risoluzione è 1080p. Quindi in questi casi è lo schermo che deve riuscire a supportare ciò che richiede la Play. Ah. E quindi qua hai le solite prestazioni che tu hai con uno schermo 4K, però ce l'hai in uno schermo un po' più piccolo, ma la risoluzione sostanzialmente poi vedi i dettagli, li vedi un po' meglio, perché comunque è un po' renderizzato in 4K. Ovviamente se non lo supporta, sì, se non supporta questo gioco, sostanzialmente è un problema, perché ad esempio se io quando ogni tanto mi attaccavo al mio schermo 2K la Play 4 vedevo tutto malissimo perché era in 1080p, e quindi sì, in quel modo diventa brutto, cosa che invece l'Xbox non ha, quindi supporta il 2K benissimo, l'ha attaccato a volte al schermo 2K e quindi ha prestazioni migliori e la risoluzione comunque è ottima il 2K. Già questa cosa io non la sapevo. Ma poi c'è anche un rumor sempre su sta cosa del 2K, che parlavano, c'era questa notizia di Valhalla che andava in 2K nativi su Xbox e non su Play 4. Quindi per dire che su Play 5, quindi dicevano che era tutto più brutto su Play 5, ma c'è questo rumor che sostanzialmente dice che è stata una mossa di marketing per Microsoft, però sono rumor, non è roba ufficiale, però visto che eravamo nel fattore supporto 2K c'era questa piccola notizietta. E poi parlando di joystick, entrambi, sia di Xbox che di Play, Steam implementa il supporto, quindi anche di DualSense, però sì, tramite però Steam Input, quindi non è una cosa proprio di Windows, e è una roba in beta. E poi appunto qua dicono che il supporto non sarà completo per il DualSense, e poi ci sarà un aggiornamento di driver che però è di terze parti, quindi non si sa che cosa ti ci possono infilare dentro a sti driver. Puoi usare il DualSense, ma le cose il DualSense non funzionano. Ok. Però comunque c'è appunto questo aggiornamento dovrebbe implementare tutte le funzioni complete del DualSense. Però appunto è un aggiornamento driver esterno, cioè quindi non è ufficiale e potrebbe dare problemi. Ma proprio anche al computer in generale, magari ci mettono il virus e lo pigli in derculo. Vedremo. Visto che si è parlato anche di
di cose in delay come o di robe esaurite, c'è la novità che Asus dice che tutte le serie 3000 ci saranno nuove schede entro fine mese. Nuove schede? Ah sì, eh? Quindi probabilmente io che l'avevo ordinato l'80 dell'Asus sarei potuto essere un po' più fortunato sto mese, invece l'ho annullato. Per quanto riguarda le founder, che a me interessavano le founder, perché sono lì bisogna parlare con Nvidia. Mi sa, ciao le founder. E poi, visto siamo sempre in tema rinvii, si parla di Cyberpunk, si dice che l'online sarà tipo GTA. Che arriverà dopo. Che questo si sapeva, mi sembra... Sì. Dovrebbe arrivare dopo, sì, non dovrebbe arrivare dopo. Subito. Cyberpunk. Però comunque dovrebbe essere un po' come GTA, proprio come struttura di online. Di gioco, sì. Ok, sto cercando di... Devo vedere Cyberpunk prima. Devo giocarlo per... Vabbè, se ti guardi l'ultimo Night City, comunque fa vedere quando guida un po' il tutto e... ci può stare un po' ora. Sì, vabbè, comunque ci può stare, bisogna vedere un po' come viene gestito, però... Alla fine le cose sono quasi le stesse, puoi fare il contrabbandiere di roba, puoi fare il personcino bravo. Sì. Quindi no, vediamo, incuriosisce. Sì. Anche se ovviamente ricordiamoci che CD Projekt Red non sta puntando al di Cyberpunk, no, sta esatto. Ovviamente al gioco, sì, l'online è un più, credo come su Watch Dogs Legion. Sì, che anche lì uscirà a dicembre. Uscirà a dicembre, tra l'altro noi abbiamo intenzione poi di portarlo in live, anche con lei, signor Gippo, tanto si può giocare fino in 4. Visto che tanto ce l'ho. Quindi per rigiocarlo con qualcun altro volentieri, bisogna vedere che si fa. O se ti fanno fare la campagna, o è un multiplayer tipo anche le GTA. Non so se gli altri Watch Dogs ce l'avevano multiplayer. Ce l'avevano, però era una cosa molto a sé, molto fine a se stessa. Della serie, io mi ricordo che in Watch Dogs 2 magari avviavi una partita rapida e nella mappa ti compariva un tipo che era un altro giocatore che tu dovevi hackerare e lui non doveva farsi hackerare. Quindi era una roba diciamo competitiva, molto, via, diciamo. Sì, è molto competitive. Però sono poco informato, anche perché l'uno l'ho finito, il 2 non l'ho finito perché non... ma i Watch Dogs mi piace, non solo mi piace. Legion. Anzi, ho giocato solo Legion. Ecco, no, l'uno mi era anche piaciuto. I due non ho visto grandi novità, quindi l'ho un po' mollato lì, anche se obiettivamente sembra fatto meglio del primo, e Legion invece mi incuriosisce. Legion è da giocare sicuramente con la morte permanente, perché... Ovviamente. Vabbè, comunque ovviamente. Si può cambiare, quando nel corso del gioco, se uno dice no, non voglio più, lo può fare. Sì, però, sì. Oltre all'RTX, anche questa è la novità del gioco, quindi perché non sfruttarlo? No, infatti. Poi non è difficile ritrovare una persona con le stesse caratteristiche, quindi alla fine... Sì, guarda, se ti muovo vecchio ne trovi un altro. Sì. vabbè, no, dai, ci sta. È stata una bella chiacchieratina da un'ora e quasi 10 minuti. Ma è stata... Non sembrava, un'oretta non sembrava, te l'ho detto, mi dava l'idea di una mezz'oretta. Invece... Con Gippo ogni volta che parliamo, perché il tempo vola. Ma come quella sera che qualche giorno fa che alla fine siamo finiti a giocare, che venerdì sera. Ah madonna, sì, cos'è? Siamo finiti a giocare a Rocket League. Per il podcast, e poi esatto, siamo finiti a giocare a Rocket. Davvero. E a vincere su Rocket. È vero. È andata bene. Per una volta che va bene, abbiamo perso solo una partita, mi sembra. Sì. Vabbè. No, spero che vi sia piaciuto. Che... Sì, speriamo che soprattutto sia stato seguito fino alla fine. Esatto. Perché i podcast me li metto, tipo io seguo tantissimo Muschio Selvaggio, perché è proprio bello, cioè è proprio interessante che quando invitano sempre persone nuove e quindi... Con le persone che io non so nemmeno se pensano a quando fanno... Ora invitano solo uno, però prima invitavano anche due ospiti, facevano le accoppiate, non so se erano accoppiate pensate, probabilmente sì.
E infatti uscivano delle cose, escono cose bellissime. Li scorre benissimo, me lo metto lì sul telefono, le cuffie mentre lavoro, ascolto. Sì, ma il concept dei podcast, non li devi stare a vedere. Esatto, è come la radio. Esatto, è come la radio. Quindi speriamo che vi sia piaciuto, speriamo che sia andato tutto bene. Qualunque cosa, comunque, lasciate un feedback. Sì, ci sono comunque i commenti. Se poi volete andare a insultare Dylan nelle sue live, lo potete fare tranquillamente. Sì. Tutti mi insultano nelle mie live, anche Samu mi insulta nelle sì live. Ma tutti qua, ma ci insultiamo un po' tutti a vicenda. Ma sì e quindi dai. Nulla, ora io spero di riuscire a continuare mentalmente con il podcast, perché sono uno di quelli che, visto che ci butti del tempo sopra nel fare queste cose, poi arrivi alla fine, non te lo segue nessuno e calano un po' le palle. Sì. Quindi, cioè, voglio proprio mettermi in gioco con me stesso e proprio, anche se non se lo incula nessuno, continuare. Perché comunque è sempre bello mettersi qua e chiacchierare di delle novità e niente. Poi, già, non ho detto all'inizio che abbiamo aperto il nostro Patreon. La devo dire all'inizio, vabbè, lo scriverò. Lo dico alla fine. Nella prossima puntata. No, vabbè, allora lo dico adesso. Voglio accennare appunto che c'è il Patreon sotto, che sostanzialmente tutti i ricavi andranno nel migliorare tutto il podcast. Quindi un microfono nuovo per Dylan. Ma fa così schifo il mio microfono? No. No, no, non è sarcasmo, è proprio, è buono. Okay. È molto buono. Però per dire, un microfono nuovo, delle luci nuove, un qualcosa per fare tutto nuovo e molto più bellino. E poi ho messo anche l'ultimo livello, che si chiama livello perché c'è 1 milione d'euro. Infatti ci ho scritto: bene, adesso puoi fare tutto quello che vuoi. E noi comunque con questi soldi ci faremo la nostra mini taverna dove fare i podcast. Che quella alla fine poi sarebbe una gran figata, cioè farlo da una parte e farlo e poi vabbè trasformarlo in una roba che inviti ospiti. Infatti sarebbe bello poi riuscire a invitare qualcuno con cui avere dibattiti diversi all'interno di questo podcast. E no. sempre una persona che c'entra con i videogiochi e parlare di videogiochi sempre. Assolutamente. Visto che le novità non sono mai poche, c'è sempre qualcosa di cui parlare nel mondo videoludico e non solo, appunto, come si è detto nell'annuncio, film sempre basati su giochi, serie TV, canzoni. Ce ne sarebbe da parlare. Come è tutto. Davvero. Quindi niente, dai, abbiamo fatto 1 ora e 12. Come prima puntata direi che... Sì, ci sta. Ci sta. Quindi nulla, signori, speriamo entrambi che vi sia piaciuto, che l'abbiate seguito fino alla fine e che soprattutto sia uscito un qualcosa di bello, cioè di pulito, già alla prima puntata. E ricordo in descrizione di commentare per modificare qualcosa, migliorare, insomma, se uno deve mettere dislike, io voglio sapere il perché... O se magari qualcuno gli piace, voglio anche che commenti, che ci sia un po' più di coinvolgimento, proprio per avere dei feedback. Perché se uno guarda un video, vedo 5.000 like, ma perché 5.000 like? Cos'è che ti è piaciuto? Vedo, tipo, ci sono, appena ho caricato subito il video, già un dislike, come se fosse un bot per i dislike sul mio canale. Proprio subito uno, l'avevo caricato da un secondo, subito dislike. Però in caso, perché hai dovuto mettere dislike? Perché ti sto sul cazzo, perché non ti piace l'idea. Quindi dico questo. Critiche costruttive. Sicuramente perfezione non c'è, quindi ci sarà sempre da migliorare. E voi dovete farci sapere come migliorare e dove, in cosa dobbiamo migliorare. Esatto, perché tanto alla fine, cioè, se non si parla, non si risolve niente in qualsiasi situazione. Quindi questo è anche molto utile per noi. Quindi nulla. Amici, io di nuovo vi rinvito ad andare in descrizione per tutti i link. Instagram, Twitch, tutto. Stava TV. A quella vera. Alla prima davvero.
Vi aspettiamo in live a sto punto anche, che spesso c'è anche il buon Cooper con noi. Sì, o a giocare o lì, perché mi rompo le palle a scrivere, aspettare la risposta e quindi entro. Quindi vabbè signori, dai, siamo alla fine, perché sennò qua si è già fatto un'ora e un quarto. Quindi lui, a noi ci si vede la prossima settimana, stessa ora, e speriamo che vi sia piaciuto. E niente, speriamo che abbi una bella vita questo podcast. Dai, speriamo. A martedì prossimo. A martedì prossimo. Ciao, belli. Arrivederci, arrivederci.